Bene, siamo di nuovo qui con padre Bonanza a parlare di giovani. Federico? Sì. Che cosa può destabilizzare un giovane e spingerlo a drogarsi con la discoteca? Una delle cose, io credo, che può destabilizzare un giovane è questo restyling dei libri di testo, di storia che propone il governo. È sicuramente una cosa che porta il giovane a oscillare chiedendosi perché e dove, ed è subito droga, ed è subito guidare forte. Certo. Che cosa ne pensa padre Pupazzi? Ma innanzitutto Federico le ricordo, ma secondo me il ragazzo si spiazza in questo senso. Certo. Il ragazzo si spiazza perché non ha più dei punti di riferimento che sono i valori poi della famiglia e che adesso non sto qui a rielencare tutti perché già li abbiamo detti altre volte. Sì, e comunque è sempre buona famiglia. Sì, famiglia. Io del giovane voglio dire una cosa. Questa proposta, due cose vorrei dire. Allora, la proposta governativa di censurare e cambiare vecchi libri di testo di stampo marxista, vorrei dire, io ho, se il governo è interessato, in soffitta, chilate e chilate di vecchi libri che mi faccio censurare a prezzi veramente stracciati. Non credo che potete trovarne delle bancarelle a questi prezzi. Detto questo, poi io credo, probabilmente padre Scoppa è d'accordo con me, Federico, che qui il centrodestra aveva l'occasione, invece che censurare, di mostrare che il liberismo è superiore al marxismo e al comunismo. Certo. Non si tratta di censurare libri di storia di sinistra, ecco. Si tratta di produrre un libro di storia di destra che è più veloce e più economico. Li mettiamo sul mercato e vediamo che cosa vince. Lasciamo che la storia venga decisa dal mercato. Bravo. La storia siamo noi. Siamo noi, pure il mercato siamo noi, ecco. Siamo tutto noi. E io infatti... Quindi la storia è il mercato. È il mercato. Quindi lasciamo che queste due storie alternative si combattano e vediamo quale vende di più. E poi la storia deciderà. La meglio. Padre Fetta. Ecco, Federico, mi sì. Perdoni, volevo dire, esistono poi, questo messaggio volevo dire, anche tanti posti dove si possono prendere dei libri di testo usati, sì. Ci sono dei carretti ai lati sì. delle strade che io ho visto che vendono, no, questo per dare una notizia ai giovani. Che comunque sì, sì, ci sono anche delle botteghe chiuse molto male, che con poco, basta un cacciavite per aprire e piene di libri che si possono prendere. Ecco. Io un'altra... Parliamo però di strategia politica. Allora, un altro errore, secondo me, che ha fatto il centrodestra è stato questo di porre Enzo Biagi di fronte a questa scelta che di accettare di cambiare rete e anche di cambiare fascia oraria. Io credo che questo sia stato un problema. Vabbè, senta, che... non è possiamo stare qua adesso a puntualizzare tutti gli errori che ha fatto. A me mi dispiace per questo signor Biagi che gli hanno cambiato la rete, la fascia, quello che dice sì. lei. Io direi di andare a questo punto, perché è arrivato il momento, alle telefonate con i ragazzi. Io prego il signore che chiama sempre, non so se, di non chiamare. Vorrei sentire un giovane, per favore. Pronto? Ah, buonasera, senti, io sono uno spettatore, ho già chiamato qualche volta e questa volta chiamo per esprimere lei... assolutamente la mia solidarietà a Enzo Biagi, perché questa cosa, un conto è dire che devi cambiare rete, ma questa proposta di Enzo Biagi che deve cambiare faccia a me mi sembra veramente un'assurdità. Non si può chiedere a un uomo di una certa età di cambiare faccia, non si può chiedere a un uomo che ha superato 80 anni di farsi una plastica facciale, no. Perché... non esiste, per quanto cambiare fascia, potere, cambiare eccetera, fascia eccetera, posso esercitare pressioni fascia, ma non qui a questo punto. Non si può chiedere a una persona anziana di farsi una plastica, a parte le controindicazioni che potrebbe avere operarsi a quell'età, certo. Ma poi mi chiedo la cosa, chiaramente è losca, perché sarebbe, mi ascoltate, assolutamente sì, controproducente. Perché qual è il piano? Se Enzo Biagi cambia fascia, poi per onda la gente non lo riconosce, subito questa cosa si tradurrebbe in un calo d'ascolto, quindi lui va male per poi dirgli ecco vai male, fatto un flop, quindi la gente la non ti accetta più, capisce? Capite che tutto sì, è cambiare tutto fascia oraria, non fascia. Ma Enzo Biagi ha fatto benissimo, ha detto no, la plastica, la fascia, non la non cambio la fascia, non mi faccio la plastica, ha fatto bene. E questi sono i giovani. Lui ha capito, lui ha fiutato questa trappola e non c'è cascato. Senti, carissimo. Per esempio, lo sa perché lo dico, perché comunque io ho questa casa in Abruzzo, dove sì. abbiamo delle norme di condominio molto severe, ecco. Ma quanto e ce molto ne può rigide. Una volta fregare, c'era questa vicina che sì. si voleva rifare la fascia, allora l'abbiamo bloccata, abbiamo fatto un documento del condominio dicendo che se si voleva rifare la fascia doveva rifarla in armonia con i colori e con le forme del condominio. Ecco.
perché se abbiamo le case fatte in un certo modo, le palaute fatte in un certo modo, il seno va fatto in un certo modo, non è possibile che ti fai le dette tutte le fuori quando poi il profilo delle case sono molto piatti o comunque tendono al piatto, un come mi ha capito perfettamente. Ce ne sono. Lei lo capisce. E anche fascia Chiane, oraria! Chiane, cambiare fascia oraria! Per dire che questi cani hanno una sensibilità estetica molto raffinata, che ringraziate che non parlano, altrimenti avrebbero molte cose da dire. Cambiare il patrimonio artistico. Cambiare fascia oraria, non cambiare faccia. Cambiare fascia. Che cosa? Fascia oraria. No, ma inutile, non esiste, amico mio, una fascia oraria, non c'è una fascia oraria. La fascia è quella che abbiamo e non è possibile chiedere a un uomo di cambiare fascia a una certa ora e mettersi in un'altra a una certa ora. Un uomo di quell'età poi. Un uomo che comincia a avere difficoltà a camminare, voi chiedete di fare continue operazioni costosissime, peraltro, perché scommetto che non gliela pagherebbe la RAI questa operazione facciale, ma doveva pagarla con i suoi soldi. Anche questo non lo trovo giusto, perché Enzo Biagi è un patrimonio di tutti e degli spettatori. Oh, a proposito, io volevo anche dire una cosa su questa cosa. Su Bossi, a proposito, a me non mi pare proprio che si possa parlare di che la Padania e che il Nord è un gigante economico. Io non lo trovo un gigante economico, lo dico perché noi Abruzzo...